Nel 68, una settimana al martedì grasso. Appena tornato dal Vietnam? Proprio così. Ero un marine nel Pacifico. E credimi, anche se sei a casa, non significa che sei tornato. Hai capito? Scusate. La gente qui non... non può capire. Non capirà mai. Ehi, tieni il culo fuori dai guai. Scusa il ritardo. Sono rimasto impantanato sul ponte. Non ti preoccupare. Mi scusi, signore, sto cercando il mio fratellastro, Lincoln Clay. L'ha visto? Una volta andava in bestia anche per un minuto di ritardo. Baciami il culo, eh. Eccolo qui! Mazza, è un colosso però, Lincoln, di buono. Com'è andato il viaggio? Considerato che è la prima volta in 4 anni che nessuno mi dice dove andare, cosa fare o come farlo, è stato fantastico. Come va con il vecchio? Dai, non farmi parlare di papà. Deve togliersi le fette di salame dagli occhi. Come al solito, allora. Cazzo, fratello, tu non hai proprio idea. Merda, Ellie, sei una meraviglia. Proprio come l'ho lasciata. Persino io so che non si scherza con la tua auto. Ok, forza. Voglio andare a casa. Ma no! Questo è inquinamento ambientale, raga. Ok, che vedo, però, su. Allora, abbiamo iniziato l'option per aprire la mappa, poi X sulla destinazione, sulla missione, sulla mappa, premi quadrato per vedere i capitoli e usa L per scorrere fra gli obiettivi disponibili. Capitolo storia, ok. A ognuno la sua fetta. Guida, il vecchio ti aspetta nel suo bar. Attivo obiettivo. Ok. Ok, ecco come funziona. Ok, va bene, raga. Andiamo. Allora, Sammy come se la cava? Quando è arrivato il telegramma sul tuo ritorno a casa, hai i nervi a fior di pelle. E se l'aereo cade, e se il treno è in ritardo, e se lo richiamano indietro. Poi si metteva davanti alla finestra della cucina a bere il suo whisky, come se si aspettasse di vederti arrivare sul marciapiede. Oh, non dire che te l'ho raccontata. Non lo farà. Dopo mamma, cazzo, sai com'è diventato. Dopo averti visto sarà felice. Comunque il limitatore qua non c'è di velocità, eh. Vediamo un po', andando alla velocità che voglio io. Attenzione da... Ah, ecco, la polizia ti attaccherà se commetti crimini, agisci in modo sospetto o infrangi il codice della strada nel suo raggio d'azione. L'attenzione della polizia è rappresentata dall'icona blu al centro dello schermo. Ok. Ti ricordi Marty e Ron Langford? Certo. Si sono spostati a Empire Bay. Cazzo, la macchina è tua, spaccala finché vuoi. Comunque, si sono spostati a Empire Bay un annetto dopo la tua partenza e hanno iniziato a vendere erba. Mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se ne volevo. Io dico, certo. Per quel che mi riguarda sono soldi gratis. Poi un mese dopo Marty mi ha scritto che erano passate l'eroina e che cercavano un socio da queste parti. Sammy non l'avrà presa bene. Non gli ho mai detto dell'erba, di quella non frega niente a nessuno, ma di questo dovevo avvertirlo. Non ho fatto in tempo a finire che si è messo a gridare che non vuole avere i federali tra le palle, che mi sono bevuto il cervello e mi sono messo a spacciare tra i ragazzini del quartiere. Noi non vendiamo droga ai ragazzini! Come se avessero soldi. Scherzi a parte, l'eroina è roba piuttosto seria. Conoscevo dei tizi in Vietnam che ci sono andati sotto. Alla fine hanno fatto incazzare la persona sbagliata e ci hanno rimesso la pelle. Non so quanto è pericolosa, cazzo.
Per questo voglio parlare con Georgie. Figurati se salti da retta. Georgie dice che può impedire al suo vecchio di scoprirlo. Giriamo alla larga da Lollo e da Frisco. Vendiamo nel French Ward. Lo zio di Georgie non dirà un cazzo finché gli diamo una fetta. Non lo so. Georgie è uno a posto, ma l'eroina non è uno scherzo. Vieni con noi. Sono sicuro che dirà di sì se dividiamo in tre. Vedremo. Per adesso voglio stare in disparte e capire la situazione. Ok. Va bene. Gli altri due sono forza, proprio bei ricordi. Non voglio che il confuso da eroi di guerra passi dal retro. Guardate chi ho trovato a chiedere l'elemosina davanti alla stazione. Ehi, ciao. Ciao. Ehi, ti ho mandato a prendere Lincoln Clay, non il negrone che se l'è mangiato. Merda, vecchio. Finalmente un posto dove sapevano cucinare. Bentornato a casa, figliolo. Come stai? Starò meglio dopo aver bevuto un po' di quel whisky. Hai sempre amato il whisky di frumento. Vorrei fare un brindisi, ragazzi. Mio padre diceva che il valore di un uomo si misura con il segno che lascia nel mondo. Quando Lincoln mi disse che si sarebbe arruolato, io ero contrario. Troppo pericoloso, dissi. Lascia che combattano la loro guerra, dissi. Ma poi capì che Lincoln aveva bisogno di lasciare il suo segno. Ed è proprio ciò che ha fatto. Sono così orgoglioso di te. Per Lincoln! Bentornato alla Maison! Per Lincoln! Bentornato alla Maison! È bello rivederti, Lincoln. Ho pregato tanto per te. Lo apprezzo molto, padre. Allora, chi ha voglia di devastarsi? Sempre James Heller come doppiatore. È difficile spiegare cosa si prova tornando dalla guerra. In pensione. Euforia. Paura. Colpa. Immagina di essere intrappolato in una stanza buia e non puoi scappare. E ogni paura, ogni incubo che hai mai avuto è là dentro con te. Non c'è via di fuga da niente. E poi un giorno si apre una porta e sei libero di andare. Così, di colpo. Il problema è che hai fatto pace con il terrore, con la paura di morire. E ora parte di te non riesce ad abbandonarla. Ma che altra scelta hai? Tutti i soldati attraversano quella porta, in un modo o in un altro. Amico, quel whisky farà male domattina. Diavolo, e tu dormici sopra? La stanza è come l'hai lasciata. Mi piazzerò in cantina. In cantina? E perché cazzo vuoi dormire là sotto? Ci vediamo domattina. Amico, la guerra deve averti mandato in pappa il cervello. sì. Raga, posso cambiare idea? Posso tornare sopra a dormire? Dormire con gli spiriti non è proprio una cosa bella. Cioè, non, no. Ma si sono calmati, va bene. Ok, allora posso dormire. Sammy's. Raga.
Andiamo a toccare tasti dolenti, nella storia umana. Cazzo, Clay. Sei a casa, amico, dai. Non si è messa a muoversi, bella, dai. Oh, è vero che qua va medikit. Cioè, posso prenderli io, me li uso quando voglio. Abbiamo a malapena la grana per tirare avanti, adesso paghiamo tutto quel cibo. A Cristo santo! Attento a quella boccaccia. Non saremmo in questo casino se mi avessi ascoltato. Che casino? Nulla di cui tu debba preoccuparti, Lincoln. Ho tutto sotto controllo. Sotto controllo? Dannazione, Ragazzo, non te lo devi aprire. dirò ancora. E allora fa come vuoi, vecchio. Che è successo? Lascialo stare. Deve calmarsi. Ti dispiace dirmi perché è così agitato? Abbiamo avuto dei problemi con gli haitiani. Ma come ti ho detto, ho tutto sotto controllo. Bene, i furgoni sono carichi. Direi che fuori c'è abbastanza roba per... devo tornare più tardi? Per festeggiare il tuo ritorno sano e salvo, ho fatto una donazione a padre James. Gli ho dato del cibo da distribuire alle famiglie bisognose. Speravo che mi dessi una mano, Lincoln, così vedi un po' il quartiere. Questa cosa con gli haitiani è molto seria. Ah, conosci Ellis? Basta che qualcuno lo guardi storto e lui si infiamma come un cerino. Come dicevo, posso, tornare. Sciocchezze. Lincoln deve uscire, godersi la giornata. E poi voi due dovreste passare un po' di tempo insieme. Forza! Quella gente aspetta da mangiare. Vabbè, vidi Lincoln un paio di volte, non appena tornò. E mi disse che voleva lasciare la città, andarsene in California. Lui aveva un amico ex militare che poteva trovargli un lavoro nel cantiere navale di Mare Island. Ed era tornato soltanto per dire addio ad Alice e Sammy. Ma poi venne a sapere di alcuni problemi che Sammy aveva con quegli haitiani. Quindi decise di restare ad aiutarlo. I miei tieni erano davvero pericolosi. Ma Lincoln non avrebbe rinunciato. Per quanto fosse cambiato, Lincoln restava sempre leale. Il problema è che Lincoln è il soldato perfetto, oserei dire, perché ministro del quartiere, 21 febbraio del 68, 6 giorni al martedì grasso. Saldature, penso. 3 mesi Ah, il martedì d'attivista, grasso poi è quando noi abbiamo fatto sindacato la da febbraio. rapina. L'hai detto a Sammy ed Alice? Non ancora. Pensavo di aspettare qualche giorno. Non volevo saltarli subito addosso, visto che sono appena tornato. Vogliono sentirselo dire, ma cambieranno idea. Devi fare la cosa migliore per te stesso. Vai e inizia a servirli. Io torno tra poco. Ok. Salutami tanto Sammy, Lincoln. Sì, signore. Bella gente, Madonna. Sto caldo, cuore caldo, sempre. Mi scusi dirlo, ma sembra una parrucca quella a me, eh. Una pettinatina magari. Capito che siamo negli anni 70 quasi, però. Beh, Come va? lì, signorina. Tutto bene. È bello rivederti qui nell'Hollow. È bello rivedere i tuoi begli occhi marroni. Li trovi a casa di mia zia, insieme a tutto il resto del corpo. Dovresti fare un salto. Lincoln, abbiamo problemi! Corri, Regin! Quando abbiamo finito con te, Lincoln, tocca a Sammy! Che cazzo vogliono? Figlio di puttane, là! Una bestia, Lincoln! Guardalo, guardalo, orca troia! Madonna, che bestia disumana che è! Cos'è? Oh cazzo!
François Papadoc Duvalier fu eletto presidente di Haiti nel 1957. Nel 1959 aveva già creato una polizia segreta, la Tonton Macoute, e la gente cominciò a scappare. La maggior parte si insediò negli Stati Uniti del Sud. Assieme alla brava gente, gran lavoratrice, c'erano criminali incalliti che formarono l'ossatura della banda haitiana. Lincoln scoprì che stavano nella palude ed erano guidati da un uomo di nome Baca. Ah, tu e padre James avete già finito? Ci hanno aggredito gli haitiani. È arrivato il momento di dirmi che succede qui. Sì. Credo sia ora. Sei o sette mesi fa, la gente del Lollo ha iniziato a subire rapine. Soldi, gioielli, cose del genere. Non ci abbiamo messo molto a capire che erano gli haitiani. Poi quei bastardi hanno iniziato a prendere di mira la lotteria. Di quanti soldi stiamo parlando? Quanto? Abbastanza da metterci nella merda con Sal Marcano. Sono tre mesi che non lo paghiamo. Cristo santo. Se mi occupo di loro, potremo metterci in regola con Marcano, giusto? Ci penso io a Sal. Ci conosciamo da molto tempo. Ma questa storia con gli haitiani deve assolutamente finire. Tu ed Ellis dovete occuparvene. Come li troviamo? Negli anni venti, quelli estraevano il sale dal bayou. Avevano anche costruito una baraccopoli. Quando arrivò la depressione la abbandonarono. Possono essere venuti solo da lì. Ci serviranno armi e munizioni. Chiama questo numero. Ma è meglio non farlo da qui. Non ha senso metterli su chi vive. Oppure potremmo pattugliare Lollo, rintracciare e ammazzare fino all'ultimo di questi stronzi, così non dovremmo più preoccuparci. L'ultima cosa di cui ha bisogno questo quartiere è gente di colore che si uccide a vicenda. Lo faremo in silenzio, lontano da qui. Una volta che avremo eliminato il capo, gli altri se ne andranno da soli. Fidati. E va bene, soldatino. Faremo come vuoi. State attenti. Gli haitiani sono gente tosta. Non dovete sottovalutarli mai. Ragazzino, invece. D'altra parte, chi semina vento raccoglie tempesta. Vado a dire poi a Sal Marcano. Non mi ricordo, è lui quello che poi continua a tartassare. Vuoi davvero che vada così? L'ultima cosa che si aspettano è un attacco dall'acqua. Torna indietro fino alla strada e resta in macchina. Ci vediamo lì appena ho finito. Spero tu sappia quello che fai. Credimi, Ellis. Presto ci lasceremo tutto alle spalle. Quanti uomini mandiamo? Due squadre. Una si occupa del bar, l'altra va a terra. Movimento furtivo, movimenti furtivi. Muoviti furtivamente per evitare di attirare l'attenzione dei nemici. L'attenzione dei nemici è rappresentata dall'indicatore bianco al centro dello schermo. Ok. Se ti avvicini troppo o fai rumore, l'indicatore di percezione dei nemici si ingrandirà e ti verranno a cercare. Muoviti furtivamente per fare meno rumore e rimani fuori dal campo visivo del nemico. Oh, Play, ma che cazzo c'hai oggi? Se i nemici ti cercano, nasconditi dietro un riparo. Non appena smetteranno di cercarti, il loro indicatore di percezione scomparirà. Ok, va bene.
Un mostro, Lincoln, un mostro. Com'è che ricarica? No. No. Ok, vabbè. Vabbè, oh. Quel vecchio doveva morire tanto tempo fa. Fischiare. Tieni premuto. Oh. Forse il boss temeva che Sammy avrebbe chiesto a Marcano di occuparsi di noi. A quel culo bianco. Huh? Se forse mi avvicino un po' troppo velocemente, perché io mi avvicino così. Forse devo avvicinarmi più così. Silenziosamente. Porca puttana! Preparatevi! Figlio di puttana, è là! Prendo il comando. Voi, pezzo di merda! Facevi meglio ad ammazzarmi quando ne avevi l'occasione, coglione! Prima tocca a te. Fanculo! Avete sbagliato ad attaccare Lollo. Lollo è gestito da un traditore! Sì. Un coperto! Un traditore! I neri non dovrebbero obbedire ai bianchi! Quell'uomo mi ha accolto quando non avevo un posto dove andare. Tu non sei certo meglio di lui! Fuggiti! Ah! Me la ricordo lei! Tu che te coscion! Maiale del cazzo che tu sia maledetto! Stai calma! Mi teneva là dentro, rinchiusa là dentro, giorno e notte. Mi picchiava, abusava di me. Tu, ti maledico, figlio di puttana, tu e tutta la tua dannata famiglia. È morto, è morto. Non può più farti del male, è finita. Finita? Finita? Tutto questo non finirà mai. Pajom! Ai piani del cazzo. Merda! Il ragazzo di Sammy è lì! Fatelo fuori! Vuoi morire? Ti accontento! Quello stronzo ha ucciso Baka! Bruciamolo! Dulce! Appena spunta fuori, lo ammazziamo! Porca troia! Mira come la sta lanciando in maniera tranquilla. Con R1 lascia per lanciarla, cerchi di annullare il tiro. Nel menu delle armi, ok.
Tirati su. Che mira di merda. Vado davanti. Sta per chiamere fuoco. Mi fa muovere. Siamo tuoi amici. Mi ha preso. Merda. Oi. L'hai visto? Gli tira una mola di testa, figlio di puttana. Beh, al riparo. Incastriamo quello stronzo. Non posso muovermi. Ho capito, lo so. Abbiamo perso un altro. Incenerisci quello stronzo. Brucia, bastardo. Dai. Era ora, cazzo. Oh, mi stai uccidendo. Sei pazzo. Guida ed esplosivi. Lascia cadere gli esplosivi per distruggere i veicoli degli inseguitori. Fai cadere esplosivi mentre guidi, premi il tasto giù. Ok, lancia esplosivi mentre guidi. Tieni premuto il tasto giù per mirare e rilasciare per lanciare. Okay. Devo sempre venire io a toglierti dalla merda? Tutto intero? Sì, com'è andata con Bug? Abbiamo trovato un accordo. Lui crepava e io gli davo una mano. Torniamo da Sammy. Immagina quanto ne sarà felice papà. Questa faccenda con gli haitiani gli pesa parecchio. Con loro fuori dalle palle le cose si calmeranno. Tornerà tutto come prima. Erano mesi che gli dicevo che dovevamo fare qualcosa del genere, ma papà... Non lo so. Ehi, attenzione! Dov'ero rimasto? Erano mesi che gli dicevo che dovevamo fare qualcosa del genere, ma papà... Non lo so. A volte penso che non apprezzi più questa roba. Forse la Drifter era sua, io l'ho sempre usata negli altri. Non lo so, mi viene a chiedermi cosa succede dopo, capisci? No, non lo so. Spiegami. E sia un proiettile o la mano di Dio, prima o poi tocca a tutti, no? Credo, ma Alice, noi non... Spero che il vecchio ci seppellisca entrambi. In caso contrario, ogni figlio di puttana dell'Hollow ci verrà a cercare o vorrà la nostra testa. Dico solo che dobbiamo prepararci a quel giorno. Non è una cosa di cui dobbiamo occuparci adesso. Quindi metti da parte i tuoi soldi, ok? Ok, va bene. Scappate, scappate! Torna qui! La cosa che Lincoln non capiva, o che forse non riusciva a capire, è che per uno come Sammy esisteranno ancora altri, chiamiamoli haitiani. Se non c'era qualcuno che lo stava attaccando... C'era qualcun altro che lo cacciava nei guai. Non sarebbe mai finita. Quindi era Sammy il problema. Ed è così che Lincoln cominciò a lavorare con Salmarcano. Avevi ragione sugli haitiani, erano in quella vecchia salina. Non ci daranno più fastidio. È stato un errore mandarti laggiù. Dovrei occuparmi io dei miei affari. Non è diverso da quello che facevo prima di andarmene. Probabilmente non lo sai, ma ogni sera alla TV, dopo il telegiornale, mostravano i nomi di tutti i ragazzi uccisi laggiù in Vietnam. Cazzo, che brutta cosa. Me ne stavo seduto a cenare in cucina e guardavo la lista che scorreva, chiedendomi se quel giorno avrei visto il tuo nome. Ma non l'hai visto. Non mi è successo niente. Anche la fortuna ha un limite, figliolo. Prima o poi ti capita di restare senza. Allora,
Cosa vogliamo fare con Marcano? Gli daremo i suoi soldi in un modo o nell'altro. La lotteria sarà abbastanza. La lotteria? No. Massal l'ha chiamato poco fa. Vuole che vi incontriate al country club. Dice di aver trovato un modo per sistemare le cose. Gli unici neri che entrano sono servitori. Che gli piaccia o meno, non diranno di no a Sal Marcano. Se dice che ti faranno entrare, ti faranno entrare. È vero. Bene. Ho sempre voluto vedere l'interno di quel posto. Devi fare qualunque cosa Sal chieda, ok? Per il bene di tutti noi. Sì, signore. Lincoln, ragazzo mio, raccogli la saponetta, dai. Anche quello, papà.